Francesco Moser a Cutigliano, signore e signori, buona visione da Giusti Walter. E puoi utilizzare quel microfono lì. Allora, benvenuto Francesco a Cutigliano. Oggi hai avuto gran successo anche a San Marcello con l'occasione della celebrazione dell'incontro con l'AIL, cioè l'Associazione Italiana della Lotta contro le Leucemie, di cui sei testimonial, e quindi ecco, diciamo che tutto contenuto qui dentro. Ma ci sono dei pezzi che mi piacerebbe brevemente presentarvi, perché sono molto molto illuminanti per quello che riguarda Francesco. Tu fra l'altro Francesco hai cominciato a correre tardi, quanti anni avevi che hai cominciato in bicicletta? Io ho cominciato nel 69, ho già 18 anni. Ecco, 18 anni, ti leggo questo bel pezzo del articolo, quando si parla dei tuoi inizi del ciclismo. Non sapevo fosse impossibile, altrimenti non l'avrei fatto. È andato a Federico Pagliai per questa rassegna che fa, che è sempre più bella e che arricchisce il nostro territorio con un connubio libri e montagna, che è un connubio che sta benissimo. Grazie a Francesco Moser, che ci onora della sua presenza, e agli altri persone che sono intervenute, che sono qui con noi a Cutigliano, dove si gode di un fresco meraviglioso stasera. Io il ricordo che ho di Francesco Moser non me ne vorrà, però è legato alle palline, quelle le biglie con cui si giocava sulla spiaggia, no? Quindi il mio impatto con Moser è che quando si andava sulla spiaggia, io andavo a fare insomma, le vacanze al mare, si faceva la pista, ci trainavano per le gambe, si faceva la pista con il sedere, e la pallina, quella che ci litigavamo tutti, era la sua, quella di Moser, no? Perché vinceva. Quindi mi ricordo le liti sulla spiaggia per avere la pallina di Moser. Questo è il mio impatto con lui, spero non me ne voglia, però il rapporto è nato così, tramite le biglie, quelle con cui si giocava sulla spiaggia. È così di andare avanti, di vincere, cioè il ciclismo. Io ho una profonda stima del ciclismo, un profondo rispetto per i corridori, e devo dire che a loro, ai corridori, e in particolare il gregario, che è un onesto professionista ma che per sfiga più delle volte non è riuscito mai a vincere una corsa, eppure da giovane, da ragazzo era addirittura stato in nazionale, è stato campione italiano, poi da professionista si è dedicato al gregariato, gregario. Corso di guerra, perché c'era di tutto, c'era le rotaie, il pavè, salita, discesa, curve, contro curve. E io quei percorsi lì me la cavavo perché rischiavo anche. Io sono partito. Ricorda l'anno? Era il 75. Sì. E alla prima curva mi sono intraversato con la bicicletta che mi è venuta la pelle d'oca. Se cadi alla prima curva, dove vai? E lì e poi ho avuto anche un po' di paura a rischiare troppo. Comunque ho vinto e era un percorso veramente difficile. Quella maglia già... Solo per 2 secondi ho battuto, sì. Non è che gli ho dato un minuto, perché poi era 5 o 6 chilometri, adesso non ricordo. A me è piaciuto molto quello che diceva il Pastonesi, e mi ci ritrovo tantissimo. A me piace tantissimo il ciclismo, anche se non l'ho mai praticato. Però penso che sia in assoluto lo sport di squadra, proprio per quel concetto del gregario e per quel concetto appunto da profano, lo dico, no? Del fatto che se riesce a vincere il capitano, riesce a vincere specialmente nei grandi giri se c'è una squadra che lo sostiene. Quindi lo spirito del ciclismo dovrebbe comunque essere insegnato a scuola per capire comunque che cosa c'è alla base. Dopodiché noi abbiamo tra l'altro in montagna una tradizione importante. Sulla statale 12, il passo dell'Abetone è uno dei passi fino a Trento, Però dico anche per il ciclismo è uno delle mete. Il Abetone del Brennero, finisce al Brennero. Io mi sono allenato sempre. E comunque voglio dire, insomma, noi abbiamo la lapide a Fausto Coppi, una targa che ricorda Fausto Coppi sui tornanti sotto Lamberti, quindi, perché comunque era uno degli arrivi epici della storia del ciclismo italiano.
Dopodiché è chiaro che con il traffico di oggi, e perché poi il ciclismo non si fa in autostrada, si fa con il traffico di oggi sulle strade di 100 anni fa, quindi diventa poi complicata la convivenza. Paesi di 600-700 metri, tanta gente di Trento veniva su perché era più fresco che stare giù in città, perché non c'era l'aria condizionata. Adesso c'è l'aria condizionata, allora la gente magari stanca a casa sua. Ma a quei tempi dicevano i vai freschi, perché si andava al fresco in montagna. Ma legato all'altitudine, mi viene in mente, perché è come se fosse successo ieri, e quindi ho proprio questa impressione davanti, questi ricordi, insomma, mi viene in mente Città del Messico. Qui è un altro capitolo. Vorrei fare una domanda proprio secca e diretta a Francesco, ma in un'ora di pista, facendo 51 km, 51 e 151 di... Allora deve avere più o meno la possibilità di batterlo. E poi quando sei lì, anche tutti gli allenamenti vengono fatti in funzione di girare per quest'ora famosa, e devi girare al massimo delle tue possibilità, non esagerando e cercando di mantenere la tabella, perché normalmente quando si fa un record dell'ora si corre su una tabella giro per giro, e tu devi, se parti forte quando sei in gruppo, non è che c'è tanto spazio per fare le cose, e io ho rallentato, mi sono alzato sui pedali e mi è venuto addosso, quasi cadeva, e ha cominciato a insultarmi perché sembrava, io non è che l'avevo fatto apposta, quando sei in gruppo ci sono delle situazioni che non puoi fare a meno o di frenare o di scansarti, perché sennò tu vai addosso agli altri, e si è messo a insultarmi e dire su cose che non avrebbe mai potuto dire. E allora ho detto vediamo da stasera chi è che arriva primo, che adesso non conta, gli ho detto. E ho vinto io. Mi ha fatto avere una rabbia che l'avrei mangiata. E sindaco Bernucci, c'è qualcosa che vuol chiedere a Francesco Mosè? Qualcosa che l'ha incuriosita per quello che ha sentito? Che differenza c'è tra il suo ciclismo e il ciclismo di oggi? Perché tanti sport, io penso all'automobilismo, al motociclismo, a vari altri sport, comunque il progresso porta a stravolgerli completamente, no? Il ciclismo magari, comunque una bicicletta è sempre una bicicletta e la strada è sempre una strada, però poi da quello che diceva anche prima forse non è così, quindi insomma sarei curioso di sapere quanto è simile o quanto è diverso il ciclismo di oggi dal ciclismo suo, quello suo e quello insomma fino a qualche anno fa. Era state tutte neutralizzate dall'assistenza delle squadre, delle macchine, dell'organizzazione, perché una volta le macchine di assistenza comuni non esistevano, adesso ci sono le macchine, 3-4 macchine in corsa che l'organizzazione deve procurare e averle sempre in corsa, che vengono tenute davanti, due davanti e due dietro il gruppo, per assistere i corridori che rimangono scoperti dalle ammiraglie, diciamo. Insomma, far vinificare l'uva che producevamo, e all'inizio era una cosa molto, diciamo, artigianale, ecco. E questo è successo nel 75-76 e poi sono passati ormai più di 40 anni. E quindi mamma Cecilia, il grande contadino, è rimasto grande contadino. Diciamo che fatto questo anche per continuare la tradizione di famiglia, perché mio padre non mi ha visto correre, mia mamma sì, perché ha visto tutta la mia carriera e ha avuto la soddisfazione di vedere come ha fatto, insomma. E però continuare anche una tradizione di famiglia, quindi è stato, come dire, l'obiettivo che mi hanno dato e che siamo riusciti a raggiungere.